In questo tutorial possiamo vedere come effettuare la registrazione dei voti degli alunni, scritti ed orale, e la registrazione degli argomenti spiegati in classe. Si accede al registro elettronico tramite la piattaforma ScuolaNet, utilizzando le credenziali di accesso solite. Una volta entrati, occorre impostare preliminarmente, una volta sola, la piattaforma in modo da poter accettare la gestione del registro elettronico nella sua versione completa. Nell'area Servizi docenti si imposta la parametrizzazione del registro, spuntando la voce Registro completo e visualizzabile ai genitori. Fare clic su Registra modifiche. Una volta impostato in questo modo, le operazioni realizzate sul registro elettronico sono visualizzabili online ai genitori. Vediamo come immettere i voti degli scritti e degli orali per ciascun alunno. Si accede al registro elettronico dalla sezione Gestione alunni, selezionando la classe e selezionando tra le altre voci Registro del professore. Selezionando quindi dalla schermata la materia. La schermata di accesso al registro professore prevede anche voci riassuntive, riepiloghi, relativamente ai voti della materia e agli argomenti delle lezioni che sono state registrati volta per volta. Aperto il registro, si troverà attiva la settimana corrente. Il docente troverà già inserite nella prima riga i giorni della settimana con il numero di ore di lezione assegnate, che il sistema preleva dal orario scolastico inserito nel database. Il docente è tuttavia sempre libero di poter indicare in qualsiasi altro giorno un'ora non prefissata dal sistema, avendo cura, una volta inserito l'ora, di cliccare su Conferma a piedi pagina. Il calendario consente di spostarsi avanti e indietro nel registro. Si possono sfogliare i mesi tramite i cursori di avanzamento e di retrocessione, o si può puntare ad una data specifica inserendola nell'apposito box. Il registro si posizionerà nella settimana in cui cade il giorno richiesto. Le caselle azzurre indicano le assenze degli alunni, pertanto non sono disponibili ad accettare voti. Le caselle bianche invece possono ricevere la registrazione operata dal docente. In questo caso, ad esempio, noi possiamo inserire un voto, se è prevista per quel giorno l'ora di lezione, ad un alunno qualsiasi, utilizzando anche una leggenda che ci mostra quali voti sono accettabili dal sistema o quali sigle, relativamente ad altri fatti non valutativi, sono accettabili dal sistema. Una volta inseriti i voti, occorre cliccare su Conferma. Il voto può essere sempre modificato dal docente fino a quando egli non opera il blocco del voto, tramite l'apposito pulsante in alto a destra sulla schermata. Il blocco del voto è una misura di garanzia e di sicurezza che impedisce qualsiasi modifica dei voti assegnati da parte dello stesso docente. Soltanto attraverso un'apposita procedura riservata al dirigente sarà possibile eventualmente modificare i voti assegnati. Il blocco del voto va disposto periodicamente in una determinata data scelta dal docente che deve obbligatoriamente coincidere con una giornata di sabato. Le altre schede del registro del professore prevedono la registrazione degli argomenti delle lezioni,
sarà possibile registrare un argomento, come normalmente si fa sul registro personale cartaceo, solo nei giorni in cui sono stati predisposte delle ore di lezioni, altrimenti il box non accetta registrazioni, per evitare errori da parte del docente. Una terza scheda prevede la classificazione e la registrazione delle prove scritte. Basta impostare la data, spuntare il pulsante relativamente allo scritto e inserire, per gli alunni presenti, il voto assegnato. Una quarta ed ultima scheda prevede invece la possibilità di visualizzare i voti assegnati nei periodi valutativi definiti dal sistema. Per poter visualizzare un riassunto relativamente ai voti assegnati e agli argomenti spiegati, occorre, sempre nella voce registro del professore, aprire per ciascuna materia i riepiloghi, voti materia, e avremo in questo caso una schermata che ci consente di filtrare il periodo in relazione al quale vogliamo conoscere i voti assegnati. In questo caso, per esempio, operiamo una sintesi annuale che va dal 9 settembre del 2011 al 9 settembre del 2012. Il sistema riporterà per ciascun alunno i voti assegnati. Possiamo anche limitare la ricerca ad un solo mese, ad esempio dal 9 maggio del 2012 al 31 maggio del 2012. Non ci sono voti registrati. Così anche per quanto riguarda gli argomenti delle lezioni. Sempre dal registro del professore è possibile visualizzare gli argomenti delle lezioni selezionandoli e filtrandoli attraverso l'apposita funzione di filtraggio dal 9 settembre del 2011 al 9 settembre del 2012 in questo esempio. E avremo per la materia selezionata, in questo caso lingua e letteratura greca, indicati chiaramente tutti gli argomenti che sono stati oggetto di trattazione in classe.